Molte volte la mia esperienza, diciamo, nel competitive è stata sempre presa male. La gente pensava che facevo YouTube, streaming e il resto per farmi acclamare dalle persone, quando non è mai quello che ho ricercato. Io penso che veramente l'unica cosa di cui mi posso veramente vantare non sono quante persone ho su YouTube, anche se di quello ne vado fiero magari, non sono cose di cui mi posso vantare, ma ne vado fiero ovviamente. Però se penso a ciò che veramente importa per me sono le vittorie. Sono le vittorie. Quindi questa è una delle cose fondamentali. Poi molte persone, ogni volta, tutti raga, tutti i giocatori, non se ne salva uno. Tutti mi hanno sempre detto che io facevo video per farmi acclamare, per avere la folla di persone che mi seguono, eccetera, eccetera. Quando io l'ho sempre fatto perché è una pura la mia passione è il giocare competitivo, no? E io la voglio trasmettere a voi. Perché un giorno Power non ci sarà più, no? Ma non giocherò più. E quel giorno ci saranno tanti piccoli Power. E quel giorno il competitive ci sarà. Io non l'ho potuto vedere nascere, no? E in questo caso lo vedrete voi, ragazzi. Ed è per questo. E sarò felice ugualmente. Magari non ho vissuto appieno il competitive in questo caso su Call of Duty, ma per me competitive è in tutti gli altri giochi. Amo l'esport, non è l'amore per Call of Duty. Quindi, beh, magari un giorno vedrò l'esport vero come negli altri paesi, e quel giorno in cui lo vedrò così, vedrò tanti piccoli power e una community bellissima. Si giocherà il competitive, si giocherà, ci saranno tornei. Io non parlo dei tornei con i soldi, perché non sono i soldi. Cioè, a me quello che mi ha sempre spinto è la voglia di giocare, che è la voglia di dire: ho vinto io, sono il più forte, l'ho dimostrato con la costanza, con la dedizione, con l'affiatamento che ho con la squadra. Ed è questo quello che vi deve entrare in testa. Non vi deve entrare qualcosa come gioco, ci stanno 3 milioni in palio. No, raga, perché i soldi li vincete una volta, ma non vi cambiano la vita. Se vincete 400.000 dollari, non vi cambiano la vita, perché prima li dovete dividere in quattro. Seconda cosa, ci sono le tasse, ci sono tante cose. E non vi cambieranno la vita, fidatevi. Ciò che vi cambierà la vita è la vittoria che avrete ottenuto. Ed è questo quello che dovete puntare, è questo che deve entrare nelle vostre menti. Non il gioco, ci stanno i soldi, faccio wager, 10 dollari e ste cose. E la cosa principale è che tutto questo lo dovete ottenere con le partite fair, col fair play, perché vincere attraverso il booter, vincere perché, che ne so, quello è un problema e voi gli vincete la mappa contro, è triste, raga, perché quella non sarà mai una vera vittoria. Potrete sentirvi l'ego a mille e dire: oddio, ho vinto, vaffanculo, coglione, cazzi tua, sei problemi, ma non avrete mai vinto veramente. Vincerete veramente quando farete il vero game e vincerete la partita. E lì non sono i soldi, lì è l'aver vinto. Sapete a cosa stavo pensando? Il discorso di prima. E stavo pensando che un giorno non è che ci saranno tanti piccoli powerini. Un giorno ci sarà l'esercito di power. Ci saranno tanti che come me amano le competizioni. Tanti che un giorno saranno giocatori professionisti. Più di quello che sono io ora. E più vincenti soprattutto di quello che sono io ora. Stai giù, bello. E un giorno quelle persone, che magari sono tutte, spero un giorno, persone che ho ispirato grazie comunque ai miei video, a quello che sto facendo in questa community di Call of Duty, e non per forza in ragazzi su COD. Una cosa che mi piace molto è che chi mi guarda gioca a diversi giochi, anche su PC, ed è questa una mia grande fortuna. Quello che voglio dire è che un giorno magari proprio queste persone riusciranno a fare magari quello che io non sono riuscito. E lo faranno quando saranno ancora più giovani e quando un giorno queste cose saranno in TV, in prima visione, in cui giocherete negli stadi, come è capitato a me, quando avrete il vostro assegnone, eccetera, eccetera. E in quel giorno po potrò dire che la Power Army, che molti lo prendono come uno scherzo, il fatto che su Twitch ci siano i subscriber e si chiamano Power Army, un giorno la Power Army sarà composta da tantissime persone. Magari. E quelle sono quelle stesse persone
mi hanno dato la voglia di andare avanti e quindi spero che tutti questi sforzi, tutte queste cose un giorno verranno ripagati, ma non per me, perché io magari può essere pure che tra qualche giorno, che ne so, vado a lavorare in qualche posto e devo smettere di fare tutte queste cose. Però magari un giorno voi farete quel sogno che io sto cercando di portarvi, dai, mettiamolo così, il sogno americano. Mettiamola così e io sarò sicuramente felice per voi. E sicuramente vi tiferò da casa, quindi spero che tutti voi diate il massimo in questa cosa perché non è una cosa in cui ci si riesce da soli. Ed è per questo il discorso che vi facevo prima, che se ci fossero 10 streamer italiani famosi di COD e 10 youtuber famosi di COD che fanno competitive tutti questi, e queste persone facessero video, eccetera, eccetera, non solo ci sarebbe più competizione perché tutte queste persone magari giocano competitive e quindi vogliono essere migliori delle altre per avere più numeri, ma anche perché ci sono più persone e più persone ci sono, più l'ambiente cresce, più ci sono views, più gli sponsor sono interessati, più persone se li guardano, più questa cosa può diventare grande e magari, che ne so, magari un giorno il competitive sarà più grande di quanto è ora. Una delle più brutte frasi che mi è capitato di sentire negli ultimi 3-4 anni è chi inizia a fare video su YouTube quando era un giocatore competitivo ha finito la sua carriera. E penso sia una delle frasi più brutte perché pare detta con odio quasi. Quindi spero che. Spero che queste persone cambino idea specialmente. E specialmente capiscono che avere un numero di persone che ti seguono non è che ti dà qualcosa in più. Cioè, per me è una passione, raga. E ho avuto la fortuna di far cambiare idea a mia madre che era contro di me in queste cose. Io non mi ero accorto di questa canzone, raga. Che cazzo è sta canzone? Ah, mi piace la Nutella, gelato capanna. Momento di disagio, patatine in guandetam. Comunque, a parte questo stacchetto poco serio, speriamo che un giorno questo, anche qui in Italia, siamo sempre gli ultimi, raga, in qualsiasi cosa, siamo sempre gli ultimi con le novità. Magari un giorno voi vedrete il vero sport come all'estero. Io ho avuto la fortuna di viverlo, giocando in team esteri, viaggiando, facendo tantissime cose fighe. Ah, io sinceramente non capisco lo stimolo di giocare pubblica, raga. Questa è l'unica cosa che non capisco, cioè come si fa a giocare tutti i giorni pubblica? Cazzo, è tutto uguale! Dicevo, cioè, io non capirò mai le persone che giocano pubblica, perché, cioè, cazzo, io mi sono rotto il cazzo dopo 2 minuti. Cioè, dopo un po', raga, è tutto uguale, è tutto spento, cioè, è come se il gioco fosse bello i primi mesi, poi muore pubblica, muore, cioè, non c'è più niente da fare. Che è? Volete la medaglietta? Volete il simbolino? La mimetichina? Ah, raga, porco due, ma il bello di giocare non è nella mimetichina, non è nell'avere nel simbolo che gli altri non c'hanno, o avere il numero delle nuclear più alto, perché io, regà, ci potrei avere pure 400 miliardi di nuclear, ma magari c'è quello che non ha mai fatto la nuclear e mi pisce in faccia 10 volte perché è più skillato. E l'unico motivo è perché lui non gli frega un cazzo della nuclear o perché è sfortunato. Quindi, cioè, pensate sempre che fare nuclear, giocare pubblica, non è un vero traguardo, secondo me. Il vero traguardo è quando sono le vittorie, ragazzi. Sono le vittorie, il giocare per vincere, cioè alla fine questo gioco c'è la vittoria e la sconfitta. E quello che bisogna ottenere è quello, non il numero di targhette, non il numero di merda. Lo turno? Non è vero. Io, bitches, finisco questo game. Ho trovato un fan. Ciao bello! Spero che stai guardando la streaming, frate! Boom!